Buongiorno a tutti, amici, amiche, cari pazienti. Vorrei oggi focalizzare con voi la giusta indicazione quando utilizzare e che cos'è un filler. Filler viene da una parola inglese, vuol dire riempitivo e serve per riempire i tessuti. Abbiamo svariati filler sul mercato, dai migliori, un pochino più costosi, a filler che si riassorbono anche molto velocemente, un pochino meno costosi e di minor qualità. Il mio consiglio è quello di prendere sempre, di utilizzare sempre dei filler estremamente di qualità che ovviamente costicchiano un pochino in più. Se andate da un medico e costa veramente niente, probabilmente come per il vino buono c'è qualcosa che non quadra. I filler di una buona qualità sono sempre piuttosto costosi. Abbiamo filler a base di acido ialuronico, questo è uno dei filler che io utilizzo più spesso, ci sono svariate case che fanno i filler, questo è un filler per esempio con anche della lidocaina dentro, quindi è molto duraturo, acido ialuronico puro. Poi possiamo utilizzare per esempio la calcio idrossiapatite, questo è un filler a base di calcio idrossiapatite che io utilizzo per i volumi profondi, quindi un filler di volumetrico non adatto per le rughe superficiali, mentre l'acido ialuronico è molto più adatto per esempio per le rughine intorno alla bocca, codice a barra, per le rughe, le zampe di gallina e per i volumi. Un ultimo filler che io utilizzo moltissimo e che a me piace moltissimo è l'acido polilattico, il cui nome è Sculptra. L'acido polilattico è un filler particolare che viene utilizzato per soprattutto i tessuti atonici. Quindi nei pazienti che hanno molta atonia dei tessuti e vogliono creare maggior fibrosi, l'acido polilattico è estremamente indicato. Il mio consiglio è quello di utilizzare sempre dei filler di altissima qualità, di rivolgervi a un personale che abbia esperienza, ormai ci sono moltissimi colleghi che hanno seguito delle scuole che quindi hanno un background, hanno una scuola e una pratica molto importante e che quindi vi possono assicurare dei risultati ottimi. Vi ricordo di seguirmi sul mio canale YouTube Alessio Redaelli, sul mio sito www.docredaelli.com e eventualmente per i miei corsi, tutte queste cose su medicalesthetic.it. Grazie molte e ciao ciao.